Salve, un saluto, buonasera. Ditemi per favore se mi sentite, datemi un cenno di riscontro se mi sentite. Buonasera a tutti, per favore ditemi se mi sentite, ditemi o scrivetemi se mi sentite. Seb Phil. Dice K, K sta per sì, ok. Ah, perfetto, ok, grazie. No, purtroppo, non essendo giovanissimo, grazie, si sente, ok. Non essendo giovanissimo, tante volte con queste abbreviazioni qualcosa mi sfugge e faccio figuracce. Quindi, bene, sono contento che si senta, perché la settimana scorsa invece c'erano problemi di audio. E quindi ho dovuto digitare praticamente tutto quello che era da dire, e quindi è stato un pochino più faticoso. Attendiamo qualche minuto perché la partenza è per le 19. Si sente bene? Oh, sono contentissimo. La partenza è prevista per le 19, quindi faremo le 19:05 per dare qualche minuto di tempo a chi rientra. D'altronde il lunedì si sa che è sempre, sempre faticoso anche rientrare. Chiaramente chi svolge, come il 99% delle persone, un'altra attività, rientra a casa e potrebbe non aver troppa voglia di mettersi a vedere i grafici, però non ne vedremo molti e cercheremo di essere chiari. E molto semplici. Un saluto a Daniele, a Gilberto, Gilberto al quale posso solamente dire un grazie grandissimo. Gilberto era presente a Bologna facendosi un bel viaggio sabato scorso, quindi è un fedelissimo, un affezionato, lo ringrazio tantissimo. Benvenuto anche a Giordano Di Maggio, benvenuti a tutti. Attendiamo ancora qualche minuto. Oggi vedremo un qualcosa di molto semplice, ma allo stesso tempo, per esperienza, anche di importante, nel senso che tante volte ci andiamo a impelagare. Benvenuto a Pierluigi. Ci andiamo a impelagare a cercare strategie estremamente complesse, dimenticando poi che alla fine quello che effettivamente accade nel sottostante che esaminiamo con la candela successiva rimane sempre, benvenuto Silvano, rimane sempre un qualcosa di difficile da azzeccare. Si cerca di lavorare ottimizzando le entrate, cercando perlomeno personalmente di operare a favore di trend. Dico questo perché solitamente chi inizia, e per un periodo neanche troppo breve, si può avere la registrazione di questo webinar? Sì, anzi, dico una cosa a tutti, e purtroppo avendo avuto poi l'impegno di Bologna e avendo sabato prossimo quello di Roma. Poi il 24 sarò a Milano per un'altra cosa. Volevo dire che quello della settimana scorsa, il webinar, per quanto fosse muto, è secondo me molto interessante. Tutto quello che io avrei voluto dire, chiaramente non essendoci per problemi tecnici stato l'audio, lo ho scritto, per cui potrebbe essere, non voglio dire noioso, ma quasi. Di nuovo Silvano, buonasera. Potrebbe essere quasi noioso seguire quel webinar, però quel webinar
lo metterò stasera in orario come al solito notturno. Comunque diciamo che da domani lo troverete sul blog, che è questo qui che adesso dovreste conoscerlo. Ecco, ve lo scrivo. E quindi ecco, cercando su scattacolpending.com lo trovate. Semplicemente nella finestra in alto a destra del blog scattacolpending.com c'è una sezione dove c'è lo spazio cerca, dove appunto uno digita quello che sta cercando. Voi scriverete webinar e vedrete che avete tutti i webinar vecchi fatti prima dell'estate, e quindi chi non li ha visti se li può guardare, e in più avrete quello di lunedì scorso. Questa sera, appunto, come dicevo, lo inserirò. Mentre il webinar che andiamo a fare adesso, non appena FX Pro lo rende disponibile, sarà inserito anche quello. Però ecco, vi prometto che quello della settimana scorsa, ripeto, per quanto può essere quasi buffo doversi seguire quello che io dico, che non dico, ma che trovate scritto, come argomentazione secondo me era molto interessante. Per cui lo troverete da domani mattina su scattacolpending.com. Sono le 7, diamo gli ultimi 4-5 minuti per chi arriva. Molto brevemente ne approfittiamo per non avere tempi morti, dando un minimo di commento, almeno per quello che vedo io, sul mercato azionario. Se si eccettua l'America, tutti gli altri mercati, parlo di mercati europei, viaggiano come azionario sotto la media mobile a 200 e la media mobile a 50 a sua volta incrocia al ribasso la media mobile a 200. Si sa che è un segnale classico di medio periodo. Quando la 50 incrocia al ribasso la 200 si chiama o dead cross o devil cross, o incrocio della morte o incrocio del diavolo. È comunque un segnale pessimo per il sottostante. Se voi avete la pazienza e la curiosità di vedervi il DAX, il nostro indice, e gli altri indici, vedrete che si muove in un trend comunque ribassista. Il tutto è combinato con le candele molto negative della settimana scorsa degli Stati Uniti su tutti e tre gli indici. Oggi stiamo vivendo sugli USA, proprio mentre parlo, sto scorrendo velocemente un attimo così la situazione, quello che può essere una sorta di pullback, ma neanche troppo eclatante, ossia c'è un rimbalzo, ma secondo me, vista, e qui parlo proprio per esperienza visiva, proprio spicciola, un saluto a Riccardo. Quelle candele della settimana scorsa, essendo molto profonde, nel medio periodo potrebbero anche essere riassorbite. Ma prima di essere riassorbite, quello che mi aspetto, ma proprio ripeto, per esperienza di allenamento a vedere i grafici, mi aspetto sì un pullback come sta avvenendo anche oggi, ma poi mi aspetto un ulteriore affondo. Un ulteriore affondo cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo il grafico del Nasdaq anziché dell'S&P o del Dow Jones degli ultimi 5 anni, un ulteriore affondo del 5%, ad esempio, rimane ancora semplicemente un ritraccio e quindi non un'inversione di trend. Però me lo attendo questo ulteriore ribasso e quindi di conseguenza mi attendo anche debolezza ancora sull'Europa. Se avete la pazienza, se non avete già visto, di guardare un video che ho fatto sempre sul mio blog scattacolpending.com. È un video di 2 settimane fa, esattamente, di 2 fine settimane fa, molto semplice sul nostro indice. E ho voluto, visto che si parlava di rimbalzo, non rimbalzo, scende, sale,
ho voluto esaminare il nostro indice con candele mensili, proprio per dare un'ottica di medio periodo. E si vede proprio che c'è un pattern chiaramente ribassista. Per cui credo che ci sarà un ulteriore ribasso sugli Stati Uniti e di conseguenza mi aspetto che il nostro indice possa anche andare a prendere area 18.000. Questo era così tanto per tentare di fare una figuraccia, esponendosi, ma tanto stiamo parlando liberamente, da una mia personalissima idea, non è chiaramente un invito a fare nulla, e per arrivare alle 19.05, come appunto abbiamo fatto, un saluto anche a Michele che ci ha raggiunto, allora molto piano piano, un saluto anche a Mauro, a Luigi, a Lucio. Iniziamo brevemente dando un ringraziamento chiaramente a FX Pro, che è un broker primario a livello globale che ci ospita e che permette questi incontri. FX Pro nella sua piattaforma, come vedete, ce l'abbiamo davanti. FX Pro permette di aprire un conto demo, tanto per cominciare a prendere confidenza, permette di utilizzare la piattaforma più conosciuta da tutti e quindi la più semplice fondamentalmente, cioè la MetaTrader 4, offrendo poi anche la MetaTrader 5, un'altra piattaforma che si chiama AlgoTrader, che permette di andare a testare eventuali sistemi algoritmici che ogni trader può creare. E quindi è un broker che sicuramente per il numero di sottostanti trattati, per gli spread che sono più che competitivi, è sicuramente un buon compagno di viaggio. Quello che effettivamente spesso ci può salire come dubbi quando ci si avvicina a un broker è il fatto di riferirsi, di affidarsi a un broker che ci sia e che ci sia anche domani. FX Pro ha molti anni che è sul mercato e FX Pro molto semplicemente, se vogliamo attenerci a quello che offre, per avere un'idea di quella che è la solidità, basti pensare che fra i compagni di viaggio come sponsor di FX Pro abbiamo la squadra del Watford, abbiamo la struttura della McLaren e quindi ecco, abbiamo una serie di compagni di viaggio, di sponsor che chiaramente se hanno deciso di legare il proprio nome a FX Pro ci sarà sicuramente un motivo. Ovviamente parliamo di un broker con la massima normativa rispettata, regolamentazione vigente e autorizzazione in tutto il mondo, per cui è opportuno sapere che ci si può rivolgere a FX Pro nella massima tranquillità. Ecco, anche da qui potete, come detto, testare con una piattaforma demo per prendere confidenza, potete scegliere fra le varie piattaforme, MetaTrader 4, MetaTrader 5 e così via, ma comunque ecco, è sufficiente andare su fxpro.it e cominciare un attimo a navigare nel sito. Importante, in ultimo, prima di passare ai grafici, ricordare che fxpro offre la protezione in caso di saldo negativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi, dopo aver preso confidenza con una demo, volete aprire un conto con fxpro e andate a leva su uno strumento che vi si rivolge poi il trade contro, mandandovi in stop e mandandovi addirittura in una posizione di saldo negativo, per cui se ipoteticamente andate a versare 200 euro per aprire il conto e fate un trade con una leva alta e andate in stop perché c'è una forte volatilità, per cui in teoria voi andate a perdere 500 euro avendone versati solamente 200, bene, FX Pro vi protegge non andandovi a chiedere i 300 euro mancanti, che sarebbe la totalità del loss preso.
Questo è già importante per chi inizia, sapere che al di là di quello che ha versato non può perdere, per cui non può avere la cosiddetta margin call, ossia non si può essere chiamati dal broker che ti chiede di tornare in pari col conto perché c'è la protezione proprio dal saldo negativo. Ricordo che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio. Ecco, qui abbiamo la percentuale, l'80% degli investitori retail perdono denaro quando operano con i CFD, per cui personalmente lo sapete, sempre money management stretto e ferreo e stop loss inserito in macchina. Probabilmente molti di voi ho già inviato un piccolo PDF che avevo scritto sul money management. Se c'è qualcuno di nuovo che non ce lo ha, può scrivermi senza alcun problema all'email scattacoltrend@gmail.com dicendomi che era al webinar e glielo invio con tutto il cuore senza problemi. È un PDF scritto proprio da me con degli esempi abbastanza semplici, ma che sicuramente, soprattutto per chi inizia, potrebbero, credo, essere utili. Un saluto anche a Lidia che ci ha raggiunto, anche Alessandro, Antonello, mi fa piacere, ecco, che alla fine ci siamo. Paolo Toso chiede scusa per il ritardo, nessun problema, siamo qua, adesso cominciamo a vedere qualcosa sui grafici. Allora, in pratica, quello che è il programma del webinar è chiedersi e vedere perché talvolta noi utilizziamo dei supporti, grazie a te Livia, o a lei, perché utilizziamo dei supporti e delle resistenze che ci sembrano estremamente chiari ed effettivamente sul grafico lo sono, ma poi effettivamente non funzionano. Ossia, dice, perché ho utilizzato questo supporto e qui il prezzo è rimbalzato, e perché quest'altro supporto, che è, almeno a me sembra esattamente simile a quell'altro, invece non funziona. Passiamo adesso sulla piattaforma e ci tengo a dire una cosa. Solitamente può capitare, se leggete dei libri o fate degli altri webinar, che qualcuno, pur di farvi vedere un grafico che dimostra quello che lui dice, dimostra un grafico di uno strumento, di un'azione sconosciuta, per dire, ecco, vedete, questa cosa funziona. Io cerco di utilizzare grafici di sottostanti che tutti noi solitamente comunque seguiamo, studiamo o tradiamo. Per cui ecco, questa sera vedremo il gold, il Nikkei, euro-dollaro, il DAX, dollaro-yen e così via. Per cui cercherò di utilizzare qualcosa che effettivamente utilizziamo sempre. Partiamo con il DAX daily, candele giapponesi. Questa linea rossa che vedete è una semplicissima media mobile a 200 periodi. Ecco. Quello che noi vediamo è che sappiamo benissimo che il DAX nel lungo periodo è uno strumento con un trend rialzista, e quindi ecco, vediamo che abbiamo questa trend line dinamica, e in questo preciso punto che adesso vado a ingrandire, eccoci qua, ci andiamo a mettere anche una piccola ellisse. In questo punto io ho il test del supporto dinamico, e quindi in teoria avrei potuto tentare un ingresso rialzista a favore di trend perché il trend è in salita, ma in questo caso il mio trade sarebbe andato probabilmente in perdita. Perché in questo caso il supporto non ha funzionato? Voi direte, probabilmente perché il prezzo era innanzitutto sotto la media mobile a 200 periodi. E questo è sempre un indizio interessante. Quando voi operate in questo modo, per cui avete una trend line dinamica molto precisa come questa, e che viene testata precisamente come in questo punto, ma avete una media mobile a 200 che è sopra il prezzo, la prima cosa da fare è quella di
vedere come si muove il ciclo superiore. Chi un pochino mi conosce sa che io spesso pubblico grafici weekly, cioè settimanali, e addirittura mensili, che possono sembrare noiosi, ma effettivamente sono la cosa più importante, perché quando io ho una situazione con un prezzo che ha rotto la media mobile a 200, quindi ho la rottura, e poi ho il retest della media mobile a 200, e poi il prezzo mi va su una trend line dinamica supportiva come questa, io ho possibilità che il prezzo rimbalzi, ma a questo punto la media mobile a 200 devo considerare che mi fa probabilmente da resistenza. E non è detto neanche che il prezzo arrivi sempre a testarla. Tante volte noi aspettiamo un test che non arriva, magari il prezzo si ferma prima e scende. Quindi è fondamentale andare prima di operare in apertura di trade, sempre a vedere il time frame superiore prima di operare. Quindi se io opero su H4, prima di aprire il trade devo andare sempre sul daily per vedere se ho una stessa impostazione, uno stesso impianto del grafico nella stessa direzione dell'H4 o di H1. E in questo caso, se io prima di aprire il long qui su questo test fossi andato sul weekly, avrei visto che questa qui più corta è la mia trend line supportiva che avevo sul daily. Ma quello che vado a vedere è che io ho una trend line supportiva di lungo periodo, che parte addirittura dal 2008. Eccoci qua. E vedete nelle ultime sessioni settimanali quante volte è stata testata. Andiamo un attimo a ingrandire. Eccoci qua. Io qui avrei tentato il long sul daily, ma se fossi andato a vedere prima il weekly mi sarei ben reso conto che era molto più probabile che il prezzo, anziché fermarsi qua, essendo, come vediamo, con la media mobile a 200 sopra, c'era il rischio che il prezzo potesse scendere ulteriormente. Quindi io preferisco perdere il trade e aspettare eventualmente che il prezzo mi arrivi su questo livello importante. Perché questo discorso? Perché quando il prezzo mi è arrivato su questo livello, che corrisponde a questo livello qui sul daily, io ho molte più probabilità che il prezzo mi vada a rimbalzare. Per quale motivo? Innanzitutto perché il supporto dinamico, quello di lungo periodo, è un supporto importantissimo perché, essendo di lungo periodo, il grafico ha memoria e quindi lo sente. Il secondo motivo è che noi dobbiamo ragionare, perché spesso utilizziamo le medie mobili, ma non ci chiediamo, cioè mettiamo la 200 perché abbiamo letto che la 200 è quella usata dagli istituzionali, bla 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 bla. Però se noi dobbiamo dire, ok, io utilizzo la 200, utilizzo una media mobile, qual è lo spirito della media mobile? La media mobile mi dice che negli ultimi 200 giorni di borsa, nelle ultime 200 sessioni, mediamente, è la media, il prezzo è stato a questo livello. Come vado a sfruttare io questo vantaggio? La media è dove dovrebbe stare il prezzo. Mediamente dovrebbe stare qua. Quindi, più il prezzo si allontana dalla media mobile, e più poi dovrà tendere a riavvicinarsi, ossia la media mobile tende a essere una calamita per il prezzo, proprio perché ne rappresenta mediamente il valore nell'arco di 200 periodi. Quindi, se io sono a questo punto, sì, posso tentare il long, ma sono sotto alla media mobile e non mi sono ancora allontanato moltissimo. Mentre se io sono su questo punto, quindi qui, dove avevo il supporto del weekly, ossia qui, in questo punto il prezzo, vedete quanto si è allontanato dalla media mobile? Allora ho una distanza tale che,
come è successo anche prima, a questo punto, una distanza tale che il prezzo prima o poi deve cominciare a riavvicinarsi. Mi spiego meglio. In questa fase io ho il prezzo che è sotto la media mobile, ma non è sufficientemente lontano per esserne poi riattirato. Per cui è opportuno andare a cercare un punto d'ingresso con una trend line abbastanza lontano dalla media mobile perché essa funge da calamita. Funge da calamita perché abbiamo la rottura, un retest. E poi scende. Se io vado sul weekly, lo vedo che questo livello supportivo è importante. So che sul daily è lontano dalla media mobile, quindi preferisco attendere questo. Sul grafico successivo, noi vediamo lo yen, scusate, il Nikkei. Io ho questo livello di supporto che adesso andiamo brevemente a evidenziare con un rettangolo. Qui il prezzo incontra una resistenza, fa un triplo massimo. In questo punto il prezzo invece va a rompere la resistenza, in questo punto. E vedete come sale direttamente senza fare alcun retest. Questo è un insegnamento per chi inizia da poco a fare trading. Quando il prezzo rompe e noi aspettiamo un retest per entrare, il prezzo non ce lo fa, quello che solitamente diciamo, ecco, mi ha fregato, ormai è partito, amen. Invece un insegnamento che dovreste avere sempre bene in testa è che il mercato ci dà sempre tempo. Difatti, poi successivamente il prezzo va per 3 volte a testare questo supporto e il supporto funziona. La trend line, la media mobile a 200 viene rotta appena, ma poi viene subito recuperata. Allora, quando io sono su questo livello, dico, ok, la media mobile può essere che verrà rotta bene o forse no, non lo so. Cosa posso fare per avere più certezza? Anche qui salgo al time frame superiore, che è questo che vedete, e vedete come tutto questo livello, questo qui è il doppio massimo che vediamo qui, Parliamo dello stesso grafico su time frame weekly. Vedete come questo livello dove io ipotizzavo il long, perché il prezzo ha rotto e ha retestato questo livello, su questo livello vicino alla media 200 io vado a cercare conferme, vado a cercare conferme e le trovo perché sul lungo periodo io vedo come si vada a formare un canale rialzista e come io qui abbia un test, due test, terzo test e quindi eccoci qua, io qui posso tentare l'ingresso. Lo vado a mettere così, eccolo qui. Questo è il nostro livello che era stato resistenza e supporto. Io ho qui un ingresso che posso tentare perché? Perché ho un doppio vantaggio. Il primo vantaggio è che sono chiaramente a favore di trend rialzista perché ho dei massimi e dei minimi a salire. Ho avuto una rottura, ho un buon retest in questo livello. Cosa posso sperare? Posso sperare di andare a mettere innanzitutto uno stop loss qua sotto, appena al di fuori sia del canale obliquo che del supporto statico. Quindi io qui ho un doppio livello che mi protegge e posso sperare di andare a fare questo livello, di andare a fare almeno un doppio massimo. Cioè io entro qui long a favore di trend. Il mio stop è chiaro ed è protetto perché ho questo livello dove si incontrano due supporti e il mio primo target sarà di dire ok, se il trend è molto forte ancora, potrà andare a prendere più su chissà cosa, forse la parte alta del canale. Comunque sia, sono abbastanza ottimista sul fatto che possa andare a fare,
posso andare a fare un doppio massimo, che poi è regolarmente fatto. Ecco, si vede come in questo caso io faccio un trade a favore di trend, perché è chiaramente rialzista. Ho uno stop che rispetto al target è sicuramente a mio favore. Tutta questa trend line rialzista è chiaro che mi dà molta fiducia e mi dà un punto di ingresso che mi aiuta a entrare con fiducia e soprattutto a stabilire uno stop chiaro. Dico stabilire uno stop chiaro perché se io lavoro solamente sul daily ed entro appena qui al test e vado a mettere uno stop poco sotto, c'è il rischio, come appunto potrebbe benissimo essere successo, che mi venga colpito. Quindi il mio consiglio è lavorare sul daily per cercare il timing, cioè quando entrare. Quando sembra di poter entrare, andare sul weekly e vedere se ci sono trend line in più che confermano il mio movimento. Ma poi lo stop di andarlo a mettere in base al weekly, perché se noi andiamo a mettere lo stop in base al time frame che scegliamo per andare a vedere i grafici, qual è il rischio? Il rischio è che ci sia una sbavatura o qualcosa e ci butti fuori. Quindi vado a scegliere sul weekly lo stop, che chiaramente sarà più oneroso, perché rapportato chiaramente è uno spazio più largo. Quindi riduco la size, tanto ho tantissimi grafici da vedere e quindi preferisco avere più trade aperti con posizioni più piccole e lasciarli lavorare serenamente da soli. È inutile cercare sempre lo stesso grafico e intestardirsi. Abbiamo tramite la piattaforma di FX Pro la possibilità di vederne tantissimi, per cui credo sia più opportuno lavorare anche in questo modo. Perché lavorare in questo modo? Perché chi effettivamente svolge, come la maggior parte di voi, un'attività primaria, con questa metodologia che stiamo vedendo, ha la possibilità di vedere la situazione il venerdì sera o il sabato o la domenica, quando anche la candela settimanale è chiusa e quindi può cercare sul daily gli ingressi da fare e avere poi la conferma sul weekly. Vedete come queste due candele vadano a formare, le voglio evidenziare, avrei voluto evidenziarle, ma in questo momento non ci riesco. Proviamo con il rettangolo e le ingrandisco ancora. Eccole qua. La prima è una candela ribassista, la seconda è una candela rialzista. Questo è un pattern abbastanza chiaro e mi si forma proprio su questo supporto, che è quello statico iniziale, e su questo di lungo periodo. Quindi io qui ho abbastanza facilità ad andare a mettere uno stop sotto a queste due candele. Voglio essere prudente, lo voglio mettere al di fuori della trend line dinamica, lo vado a mettere qua. Dico ok, con questa candela eliminiamo il rettangolo. Con questa candela così importante, io ho la ripartenza su questo supporto, il mio stop è qua sotto, voglio andare a fare almeno doppio massimo ed ecco che questa è la mia area di loss e questa è la mia area di gain. Sul weekly, chiaramente questa area è ampia come valore monetario, riduco la size, imposto il trade per il lunedì mattina. Come lo posso impostare il trade? Lo posso impostare in due modi. Intanto, se avete domande, ci siamo. Allora no, proseguo. Mi confermate solo per estrema sicurezza che continuate a sentirmi bene, giusto? Ok, si sente bene, tutto ok, perfetto. In questo caso, questo è un trade molto interessante per un altro motivo, perché voi sapete benissimo che si può entrare a mercato, sia all'apertura del mercato, oppure si può dire, come solitamente accade, anche qui ci vuole un minimo di esperienza. Io vi dico semplicemente, non perdete un'ora su un grafico, perdete 5 minuti su ogni grafico e vedetene tanti, cioè l'occhio deve allenarsi, nel senso che è passato tanto tempo in cui avrete visto migliaia di grafici. Voi quando aprite un grafico vedete subito se c'è un qualcosina. Cosa intendo dire in questo caso? Che una candela rialzista come questa
molto spesso, prima di far proseguire il trend, ha appunto un retest quasi sempre a metà. Io dico sempre nei video che faccio, una candela del genere, la sua metà è in analisi tecnica a un livello che anche se non vediamo una corrispondenza, è di suo autonomamente un livello di swing, cioè un livello che spesso il prezzo va a riprendere. Cosa ci consente questo? Di dire ok, io non entro qua su lunedì mattina, per la verità domenica sera a luna di notte, perché parliamo in questo caso del Nikkei. Ma io vado a mettere un ordine pendente e me lo vado a mettere, non dico proprio a metà perché può non arrivarci, ma lo metto qui, un ordine buy limit, cioè io do esecuzione al long solamente se il prezzo prima di andare su va a fare un retest. Chiaro che se lo vado a mettere qua sotto e non me lo prende di un tick, sarò sfortunato, ma una candela del genere un minimo di retest lo fa sempre, lo posso mettere qui e quindi ecco, ho ancora migliore l'ingresso perché entro più basso. Quindi prendetevi il fine settimana, guardate sul daily i grafici che vi piacciono come supporti e resistenze e andate sul weekly e vedete se avete supporti e resistenze più importanti vicino e aspettate quelli. Potete mettere un ordine in macchina, mettete lo stop, tarate la size. Tarate la size perché il money management è la cosa più importante di tutto. Ripeto, scrivetemi alla mail scattacoltrend@gmail.com per chi non ce l'ha, perché ho fatto, ripeto, un PDF molto semplice, ma vi garantisco per chi inizia è molto utile. Ovviamente ve lo regalo con tutto il cuore e ve lo mando senza alcun problema. Passiamo brevemente a euro-dollaro, mi sa che c'è una domanda. Ah, ok, no, mi davate solamente conferma che si sente bene, grazie. Questo è euro-dollaro. Euro-dollaro è molto interessante da vedere. Questo livello di resistenza dinamica che è stato sentito, e lo ingrandiamo un attimo, una, due, tre, quattro, cinque volte. Cinque volte una resistenza che poi noi, se avessimo appunto tracciato da quassù avremmo avuto conferma della resistenza in essere. Qual è il dubbio che ci viene? Il dubbio che ci viene è che abbiamo la media mobile a 200 che sta sotto, quindi dice qui andare short potrebbe essere rischioso. Però vediamo come il prezzo si è salito molto rispetto alla media, come abbiamo detto prima, potrebbe tendere a riavvicinarsi. E anche in questo caso quello che devo fare è semplicemente andare sul weekly e vedere se io ho conferme o meno. Beh, in questo caso le conferme sono fantastiche. Perché? Perché questo livello, che adesso vado a evidenziare, con una ellisse, eccolo qua, questo livello corrisponde al livello da cui abbiamo iniziato a tracciare la trend line sul daily. E questo livello invece sul weekly è semplicemente questo qui, per cui noi la trend line la allunghiamo e vediamo come sia importante questa trend line ribassista. È una trend line di lungo periodo importantissima. È chiaro che dobbiamo esercitarci a scarabocchiare i grafici. Perché dico questo? Perché io qui vedo che ho questo livello dinamico e io provo da qui ad allungare la trend line e vedo una cosa interessantissima, ossia che questo livello, che è quello dove sul daily volevamo andare short, è un livello dove ci sono due resistenze, questa a scendere e questo che in effetti è un taglio, perché qui fa da supporto, qui fa da resistenza, ma che qui si incrociano perfettamente. Quindi qui il mio short è più che legittimo. È più che legittimo perché è più importante questo livello sul lungo periodo
di stare a dire che il prezzo è sopra la 200, perché? Perché il prezzo si è comunque allontanato da 200 e infatti tende ad esserne riattirato. E anche qui, questa cosa che noi stiamo vedendo, che può sembrare una cosa meravigliosa, è una cosa che molto tranquillamente, essendo sul grafico weekly, si ha tutto il tempo per vederla dal venerdì sera alla domenica sera. E si ha tutto il tempo per impostare anche qui un trade ribassista andando molto semplicemente a mettere uno stop qua che è sopra i massimi e sopra all'incrocio, alla coincidenza di queste due trend line. Io in quest'area entro short con calma, lunedì mattina alle 9, lunedì pomeriggio alle 5. Perché con calma? Perché lavorando sul weekly ogni candela è una settimana. Quindi, se credo nel fatto che questa doppia resistenza tenga e che quindi il prezzo possa andare giù, il prezzo va giù, quanto tempo va giù? Vedete che qui quando siamo in area dello short è il 4 di marzo e il prezzo quando scende siamo a luglio, per cui voglio dire, non è fondamentale entrare lunedì mattina alle 9:05 con il cellulare in mano mentre si sta in ufficio. No, bisogna cominciare a lavorare con calma. Allora, sul daily vedo un'idea. Perfetto, vado sul weekly. Ho una conferma tracciando le trend line di lungo. Sì, perfetto, la faccio. Metto un ordine pendente o comunque entro a mercato il lunedì o il martedì, perché qui ogni candela è una settimana, si parla di mesi. Per cui non ha senso morire dietro alla borsa, non ha senso lavorare per la borsa, ha senso che la borsa lavori per noi, quindi noi fine settimana ci prendiamo il nostro tempo e ci vediamo quello che è successo e poi impostiamo il lavoro e poi dobbiamo cominciare a smanettare sul grafico. Adesso vado a eliminare questa cosa che vi voglio far vedere. Eliminiamo anche l'ellisse. Bisogna cominciare a muovere, a fare le prove sul grafico. Questa trend line superiore, voglio avere una conferma che sia una trend line buona, anche se già con tutte queste resistenze è chiaro. Se noi l'andiamo a spostare questa trend line, eccoci qua che ci va a dare la conferma di essere semplicemente la parte inferiore di un canale ribassista. È chiaro che se io ho davanti questa, adesso questa non ci serve più e la leviamo, se io ho davanti questo canale ribassista, quando il prezzo è qui, ma per me è short, per me è short. È short, come si dice scherzosamente, tutta la vita, nel senso che io ho un trade che mi offre un risk reward, cioè un rapporto tra rischio e rendimento. Luigi, grazie a te, alla prossima. Mi offre un rapporto rischio-rendimento ottimale, perché il mio stop in questo caso sarà qui, ossia poco sopra il canale, e il mio target può essere infinito, ossia dopo vado a lavorarmi in trailing stop, spostandolo lo stop da una posizione di loss man mano che scende in pareggio e poi in gain. Ma vi rendete conto di come, lavorando sul weekly, ci si rende conto di quali siano i supporti e quali siano le resistenze che meglio funzionano. Perché se io qui sul weekly vado a tracciare, vi faccio vedere una cosa, un attimo solo, cancelliamo il canale, quindi facciamo finta che non lo abbiamo visto il canale, che non ce ne siamo accorti perché siamo distratti. Se io vado a tracciare questa trend line supportiva sul weekly e qui, leviamo anche questo che non ci interessa, e qui su questo livello dove c'è il test, io vado a cercare il long perché dico ok, qui il trend è ripartito, eccetera, eccetera. Ma se io invece ho la pazienza di studiarmi un attimo il grafico, mi rendo conto che sono all'interno di un canale ribassista. Eccolo qua. Io qua sul test di questa trend line qua non cercherò mai di
il long, perché se ho questa qui davanti e mi fa vedere che qui c'è una resistenza chiarissima, che nullo è che un canale ribassista di lungo periodo, io qui non cercherò mai il long, non esiste. Per cui, ripeto, consiglio, è solo esperienza. Sul daily andate a vedere supporti, resistenze, siamo vicini alla media 200, siamo troppo lontani, il prezzo tenderà a riavvicinarsi. Ok? Avete presente questo? Avete trovato i supporti e le resistenze? Andate sul weekly, trovate quelli importanti. Se vi confermano il trade, per cui i supporti importanti sul weekly sono sotto il prezzo, e così anche sul daily, vuol dire che il ciclo di lungo periodo è a favore del ciclo di breve periodo, cioè sono sincroni, e quindi potete fare il trade sul daily sapendo che anche sul weekly siete dalla stessa parte. Il DAX. Io qui ho evidenziato con il rettangolo rosso in alto un doppio massimo del DAX. E vediamo come attualmente, è quello che dicevo prima di iniziare il webinar, il prezzo abbia rotto al ribasso la media 200. Vedete che ogni volta il prezzo tende ad avvicinarsi, quando si dice il mercato ti dà tempo, perché se è entrato short qua, no, il prezzo scende tranquillo, che poi ci si riavvicina, ci si riavvicina, ci si riavvicina. Ho quale possibilità qui di entrare short o di entrare long? Se noi andiamo a vedere subito il weekly, ci rendiamo conto di una cosa: come questo livello su questa resistenza dinamica di lunghissimo periodo, perché se voi vedete l'anno, eccoci qua, siamo nel 2001, che ci fa capire questo, che questo doppio massimo è un doppio massimo che ha molte difficoltà a rompere. Perché? Perché questa resistenza noi sul daily non la vedremo mai, perché noi sul daily vediamo un anno, 2 anni, 3 anni, qui siamo al 2015, ma non vedremo mai 15 anni. Sul weekly io mi rendo conto che invece, vedete come non è una cosa forzata, è una cosa molto pulita. Quindi io qui dico alt, prima di andare long, io casomai, siccome il trend è comunque rialzista, però prima di andare long io aspetto di avere un ritraccio importante. E un ritraccio importante, voglio dire, perché c'è un video che ho messo sempre sul blog sabato, mi pare. Qui c'è il rischio che si stia formando un testa e spalle ribassista. Dico rischio perché questa potrebbe essere la spalla sinistra, dove eravamo prima la testa, e poi questa la spalla destra. In questo caso noi dovremmo andare a trovare la linea del collo, la cosiddetta neckline, che è all'incirca questa, ossia il supporto che forma il collo, che è stato testato una, due, tre e quattro volte. Abbiamo avuto la rottura e in questo caso si aspetta il retest per l'ingresso short. Oggi abbiamo avuto una candela verde. Se domani dovessimo avere un'altra candela verde, almeno personalmente ritengo opportuno ipotizzare un ingresso ribassista. Qual è il vantaggio di questo trade? In primis di avere appunto la figura del testa e spalle, quindi una figura di analisi tecnica. Il secondo vantaggio è di avere questo livello che è molto chiaro, il cui retest ci darebbe l'ingresso short secondo analisi tecnica. Il terzo vantaggio è di essere scesi molto e quindi di avere già un primo riavvicinamento alla media mobile a 200. E il quarto e ultimo vantaggio, io vado su weekly, è di vedere che ho appena testato questa trend line dinamica importantissima e vado a vedere come le altre volte in cui è stata testata vi sia poi stata una discesa importante dei prezzi. Guardate qui quanto è stata profonda la discesa.
Guardate anche qui quanto sia stata profonda la discesa e guardate come invece adesso siamo ancora molto corti come discesa. Abbiamo però rotto questo livello supportivo che sul daily è questo, per cui retest e a questo punto retest e qui mi aspetto sul retest. Il completamento della figura del testa e spalle con possibilità di prosecuzione ribassista. Ecco, questo è un modo di lavorare per cui si lavora sempre a favore di trend. Perché? Perché tutto questo impianto, tutto questo ragionamento che noi vediamo sul daily mi viene confermato sul weekly. Mi viene confermato sul weekly perché tutte le volte che questa trend line è stata testata c'è stato un fortissimo ritracciamento. Per cui, ripeto, possiamo utilizzare dei sottostanti che comunque utilizziamo sempre. Cercate il movimento che volete sul daily e andate a cercare le conferme tracciando le trend line più importanti sul weekly. Passiamo a dollaro contro yen, USD contro yen. Vedo anche un testa e spalle nel doppio massimo. Sì, Silvano, scusa, lo leggo solamente adesso. È proprio quello che. Sì, hai ragione. Un testa e spalle nel doppio massimo. È quello che stiamo dicendo. Cioè, c'è una conformazione comunque ribassista sul DAX. È poco ma sicuro. Qui abbiamo dollaro contro yen. E abbiamo una resistenza dinamica pulita e il prezzo però è sopra alla media 200. Quindi ecco qui noi avremmo la solita domanda che ci facciamo. Aspetto che il prezzo scenda giù per andare long oppure qui dovevo andare short pur essendo sopra la media 200. È chiaro che quando uno ha questa situazione grafica non è semplicissimo operare. Uno deve dire ok, qual è il trend principale? Vado sul weekly e mi rendo conto che questa è la trend line che avevo, ma anche ho una trend line rialzista che qui è stata testata, sporcata varie volte, qui è stata ancora testata, poi il prezzo l'ha persa rompendola e ora sta arrampicandosi, sta facendo un rally, un pullback, un retest, chiamatelo come volete, ma questo livello che è andato a testare mi dà conferma che tutta questa area è un'area di doppia resistenza fortissima, fortissima perché sul weekly, quindi di lungo periodo, e la andiamo a evidenziare, ma insomma si vede a occhio, tutto questo è un'area di resistenza fortissima. Se poi io ingrandisco un attimo, quello che vedo è che la candela della settimana scorsa è una candela chiaramente ribassista. Faccio una domanda. Le ultime tre candele, aspettate che voglio proprio queste candele che io adesso vado a evidenziare, queste tre. Sono un pattern. Che pattern sono? Domandina, domandona. Qualcuno sa dirmi che pattern sono queste tre candele che ho evidenziato in rosso? Di inversione, sì, Lidia, shooting star. Allora, shooting star, Silvano, è esatto nel senso che la shooting star è la candela quella centrale. Però tutte e tre insieme formano un pattern. La shooting star è una candela effettivamente di inversione, che se fosse lì da sola senza le altre due sarebbe comunque di inversione. Abandoned Baby quasi, sente che l'Abandoned Baby è proprio in gap, sta sopra le altre due. Queste tre insieme effettivamente poi mettetele su Google e lo andate a vedere, sono bravo Silvano.
una evening star. L'evening star è proprio cosiddetta la stella della sera e ha come dettami di analisi tecnica il fatto che la candela centrale non dovrebbe essere in gap rispetto alle altre. Se è in gap ed è molto più in alta, è come dice Paolo, una abandoned baby, cioè un bambino piccolo abbandonato, messo lassù, e che quindi poi può solo cadere. L'Evening Star vuole che non ci sia, vorrebbe, diciamo, per essere pulito, che non ci sia gap fra le tre candele e che la terza candela, quindi quella nel Forex è difficile, Paolo, se fosse facile la mattina non ci sarebbe il traffico sul raccordo anulare, ma staremmo tutti a fare trading. La terza candela, quella negativa, per legge di analisi tecnica deve chiudere, ah sì, il gap, sì, certamente è difficile, scusami, hai ragione. Però lavorando qui sul weekly, in teoria il gap ci può essere. Dicevo, la terza candela, quella negativa, deve chiudere, quindi avere la chiusura, non la spike, il minimo, ma la chiusura sotto alla metà della prima candela. Questo è importante. Deve chiudere sotto la metà della prima candela delle tre, cioè di quella rialzista. In questo caso addirittura non solo chiude sotto la metà, ma chiude proprio sotto tutta la candela, quindi è un segnale ribassista abbastanza importante. E noi dove ce l'abbiamo il segnale ribassista abbastanza importante? Ce l'abbiamo proprio sotto una resistenza di lunghissimo periodo a scendere e ce l'abbiamo sotto una trend line dinamica che era supporto, che è stata persa, è stata retestata. Quindi io qui ho un segnale, un pattern ribassista ben fatto sotto due resistenze. Allora io cosa faccio? Sono sul daily e dico perfetto, io in quest'area devo andare short, quindi cosa faccio? Se voglio tentare di entrare molto bene, aspetto semplicemente magari che ci sia un pullback in quest'area per entrare qui, vado a mettere il mio stop sopra i massimi e poi vado a puntare quantomeno ad andare a prendere la media 200 che potrebbe fare da supporto. E vedete come anche in questo caso, se il prezzo mi entra, mi arriva qui, io qui entro short e ho questo spazio di loss e tutto questo di gain. Ci rendiamo conto che lavorare così permette di lavorare a sereni, senza stare, oddio, ho perso il trade, no, pipu, non esiste. Di lavorare con gli ordini pendenti, per cui uno non lo perde il trade, e di lavorare a favore dei trend. Voglio vedere l'ultima coppia, e poi in verità, anzi, sarebbero tre coppie ancora. Allora, guardate, vi faccio vedere quella che diciamo più di tutti mi piace: euro contro sterlina. Qui abbiamo una situazione, secondo me, abbastanza chiara e questo potrebbe essere anche proprio un trade che secondo me si potrebbe impostare, almeno personalmente. Questa linea rossa è chiaramente una linea che qui è stata resistenza, è stata rotta, retestata due volte, il prezzo poi è salito, scende di nuovo supporto, tende a salire. E di nuovo rottura. Qui addirittura potrebbe sembrare anche in questo caso come nel DAX un testa e spalle. Comunque sia, è chiaro che a questo livello quest'area è un'area che adesso è un'area di resistenza. Ossia, se il prezzo mi va a fare il retest di quest'area, è possibile andare a ipotizzare un ingresso ribassista. Quindi sarà opportuno attendere, siamo sul daily, qualche sessione per vedere se il prezzo mi arriva a 0,88,50, 0,88,60. Se a questo livello il prezzo mi dovesse arrivare e consegnare sul grafico una candela o un pattern ribassista, qual è il discorso? Il discorso è che a quel punto io devo andare a ipotizzare un trade short. Qual è il pattern ribassista che
almeno più di tutti mi piacerebbe avere a questo livello grafico una candela come questa che adesso vi evidenzio. Eccola qua, questa evidenziata in rosso. Quella è una candela di chiaro rifiuto del prezzo. È una candela di chiaro rifiuto del prezzo perché ha una spike molto alta e ha un body molto piccolo. Dico sempre che spesso si tradano gli hammer o le pin bar, cioè queste qui che sono come un hammer rovesciato. Si tradano pure se non ci sono, che vuol dire che uno vuole entrare per forza al mercato, quindi vede una candela che assomiglia a un hammer, ma non lo è, e pur di non stare flat, pur di fare trading come se fosse una malattia, apre un trade su un hammer che non c'è. Questa è una candela ribassista ben fatta. Un'altra candela ribassista ben fatta è questa qui che andiamo a evidenziare. Oppure una candela che invece potrebbe essere altrettanto ben configurata come ribassista, la possiamo evidenziare come questa. È chiaro che una candela ribassista in un contesto in cui la resistenza è stata rotta e retestata, io non la considero. Questa candela io la voglio qui, qua sotto. Mentre spesso si va, come dicevo, a cercare un hammer dove l'hammer non c'è e quindi magari pur di fare trading, questa candela che non è un hammer viene considerato come hammer per entrare. Un hammer deve avere il body, cioè il corpo, che deve essere la metà o di meno della spike sotto. In questo caso l'hammer è della stessa grandezza della spike sotto. Ora voglio evidenziare perché è un vizio che si ha spesso. Questa candela non è un hammer. Eppure, tante volte, pur di entrare, si va a vedere un hammer dove non c'è. Eccola qui. Un vero hammer, oppla, pardon. Un vero hammer non ha sopra la spike, un vero hammer non ha sopra la spike e il body è molto più piccolo rispetto alla spike che sta sotto. Torniamo brevemente al trade, poi chiudiamo. Qui abbiamo detto aspettiamo in questo livello una possibile candela short. Benissimo, sul daily sto a posto. Abbiamo una domanda. Una buona pin bar lo è solo se nel posto giusto. Paolo, perfettamente, quello che ho appena detto. La pin bar, la formazione, come è conformata, mi piace. Dove sta? Sta sotto una resistenza, se è ribassista, allora la considero. Trovata la pin bar qua, facciamo finta che ce la consegna. È conformata bene, cioè è come questa, o è come questa, quindi spike molto più lunga rispetto al corpo, come questa, sta qui. Sotto resistenza, messa bene, cosa faccio? Quello che abbiamo visto da un'ora a questa parte. Vado sul weekly, vado a vedere se effettivamente il movimento comincia a essere ribassista. Beh, sì, senza dubbio, perché questa prima trend line, questa qui che evidenzio, che adesso muovo, è già stata rotta. Se ne forma un'altra, che è la seconda, quindi la prima adesso la cancelliamo. Che è la seconda su questo nuovo minimo che regge e poi abbiamo avuto la rottura. Abbiamo avuto la rottura e abbiamo appunto adesso il tentativo di retest qui a metà della candela, quello che vi dicevo prima, metà di una candela così estesa, così importante, con un body così grande, senza le spike, una Marubotsu si chiama, la sua metà è resistenza in questo caso. Quindi diciamo che ho un'inversione possibile del trend in atto anche sul weekly, sul daily me l'ha confermato, e cosa anche importante, ho una resistenza dinamica in testa, cioè sopra il prezzo, che mi aiuta. In che senso mi aiuta? Mi aiuta ad andare a cercare un possibile target. Perché? Perché quando noi tracciamo, e ripeto, bisogna smanettare sui grafici e prenderci l'occhio,
smanettiamo sui grafici. Io traccio questa sopra. Chi non è esperto non lo vede, ma chi ha un pochino di dimestichezza, se prova a spostarla, si rende conto che siamo in un canale ribassista. Quindi, se il prezzo mi arriva a metà di questa candela, io entrerò short e il mio target è qua, alla base del canale ribassista. Qui è il mio target. Per cui ci sta che appunto il prezzo mi salga ancora un pochino e mi arrivi fino a qua. Io qui entro short. Il mio stop sarà sopra tutte le resistenze per cautelarmi e lo andiamo a mettere qui. Ok? Quindi sono sopra questa resistenza dinamica, sono sopra questa resistenza dinamica. E sono appena sopra a questa spike, quindi il mio stop qua su è protettissimo. E il mio target sarà, non dico proprio alla base del canale, ma possiamo dire quasi, per non voler fare gli esagerati. Ecco, in questo caso io ho un trade a favore di trend, con un ordine pendente qui, con uno stop ben protetto, e che sul daily mi viene confermato da questa resistenza. Ripeto, quindi non vi impazzite a fare trade. Si potrebbe configurare anche un triangolo, ci sta. Potrebbe darmi un sito dove poter rilevare le proporzioni per tutte le candele, segnali utili per, mi stai chiedendo quindi diciamo un qualcosa per vedere come deve essere esattamente fatta una candela? Mi dai conferma, scusami, ti chiamo Seb Phil perché non mi viene in mente chi c'è dietro Seb Phil. Sì, ok. Le proporzioni tra shadow e corpo. Diciamo, ogni pattern ha le sue. Io ti posso mandare anche un PDF, vale anche per tutti, dove sono ben indicate come deve essere. Diciamo che le proporzioni non è che siano proprio matematiche, ci sono delle proporzioni minime. Nel senso deve essere almeno la metà, almeno X, per cui la mia mail è questa. Quello che io ho te lo invio e lo invio a tutti molto molto volentieri. Ho inviato a tutti la mia mail, per cui se mi scrivete lì vi invierò sia il PDF per il money management che questo PDF su come pattern e candele dovrebbero essere conformati per essere esatti. Perché ripeto, spesso cioè, le candele sono precise. Chi le ha create è un Esita Home, che era un trader del 1700 sul riso, e ha fatto dei testi per cui le va ben a individuare. Allora, sono le 20:02, vi lascio andare a cena, vi ringrazio infinitamente perché è lunedì e immagino che siete sarete sicuramente stanchi, quindi ci aggiorniamo per il prossimo lunedì, per il prossimo weekend. Sabato sono a Roma, c'è un appuntamento che non è gratuito perché siamo 8 relatori, ma è estremamente, estremamente interessante. Chi vuole senza impegno può scrivermi e gli darò tutte le informazioni. Per cui non aggiungo altro, ecco, abbiamo visto, lavorare sul daily e cercare conferme sul weekly è fondamentale. Grazie a voi, ciao Silvano, Antonello, Michele, Gilberto, Paolo, Lidia, Daniele, un abbraccio a tutti, la mia mail, sì, scattacoltrend@gmail.com, la sto riscrivendo. Voilà, dovreste averla. Ancora un ringraziamento, buona serata a tutti e ci aggiorniamo, grazie Alessandro, buona serata, ci aggiorniamo lunedì prossimo.